Buongiorno ragazzi, oggi voglio farvi un video molto interessante sui miei prodotti preferiti del periodo, ma in realtà di sempre. Incominciamo con alcune cose mangerecce. Allora, incominciamo da questa signorina qua. Sapete che cos'è? Questa è la radice della curcuma. Adesso vi faccio vedere come si presenta al suo interno. È di un bel arancione brillante. Questo tubero, questa radice, è entrata in voga ultimamente. Ha un sapore buonissimo, è molto balsamico. Quando la si taglia, sprigiona subito i suoi oli essenziali. È un sapore molto intenso, particolare, a cui bisogna un po' abituarci. Sì. Io ero abituata a utilizzarla in polvere. Poi ultimamente è cominciata a comparire sui banconi del frigorifero e del supermercato anche. E quindi ho imparato a utilizzarla in radice. Da cruda chiaramente si può utilizzare tutto il beneficio che questa radice contiene. Non sarò di certo io la prima che vi verrò a dire le innumerevoli caratteristiche. Ho fatto abbastanza video a riguardo. Sappiamo che è un antinfiammatorio, è un epatoprotettrice, quindi protegge il fegato, rigenera le cellule, e alcuni studi hanno anche rilevato la sua potenza antitumorale. È ricchissima di vitamina C, antitumorale soprattutto a quei tumori a carico dell'intestino. Io come la utilizzo? La utilizzo alla mattina negli estratti di frutta. Questo è il modo migliore per poterne beneficiare di tutte le sue caratteristiche. Il sapore è molto intenso, come dicevo, ma quando la si mischia agli estratti di frutta e verdura, diciamo che tutto si miscela e raggiungono dei gusti particolarissimi e buonissimi. Io vi consiglio di utilizzarla così, oppure si può utilizzare in polvere nelle preparazioni in cottura. E ricordate che sia l'olio che il pepe ne garantiscono un maggior assorbimento, il pepe perché è un vasodilatatore, l'olio perché appunto veicola le vitamine all'interno delle cellule, che sono liposolubili. E vi consiglio spassionatamente questo genere di alimenti orientali etnici di prenderli biologici. Non è un modo di dire, ma avete sicuramente delle certezze, delle garanzie in più. È certo che nessuno vi assicurerà mai che questa radice di zenzero veramente non ha subito dei trattamenti, ma sicuramente ha delle tutele maggiori rispetto a una radice di zenzero o di curcuma che viene da un'agricoltura tradizionale, quindi dove si usano tantissimi pesticidi, erbicidi che sono molto tossici. E un mio amico che è da poco tornato dall'India mi ha proprio detto e spiegato quanto sia brutta la situazione in queste piantagioni in India, dove ci sono dei nuvoloni di sostanze tossiche proprio, e le persone che ci lavorano stanno molto male, utilizzano la mascherina e hanno tantissimi problemi e malattie. Assieme alla radice di curcuma non può mancare la radice di zenzero. Questa qui è la sicuramente molto più conosciuta. Che profumo! Ha un sapore limonoso, anche questa ricchissima di oli essenziali e anche questa ricchissima di proprietà benefiche per il nostro corpo, per la nostra pelle e i nostri organi interni. Entrambe sono due prodotti preferitissimi che uso quotidianamente, anche più volte al giorno, e di cui non potrei veramente fare a meno, e vi invito veramente di incominciare a introdurle nella vostra alimentazione. Un altro prodotto mangereccio è questo formato di pasta. Questa è la marca Felicia Bio. Ci sono gli spaghetti e i tortiglioni. Sono dei formati di pasta con delle farine di grano saraceno. È biologico e santa e se lunga. L'ho trovato in offerta un giorno
in cui stavano facendo una promozione, le ho volute provare. Sinceramente non avevo alcuna speranza perché ho provato varie tipologie di pasta, tanto per variare, ma nessuna mi ha mai dato quelle soddisfazioni piene. Per esempio la pasta di legumi, ho provate di tutte le marche, e non tengono per niente la cottura, si sfaldano e soprattutto al palato. Il gusto non è quello del piatto di pasta tradizionale. Utilizzo praticamente quotidianamente anche la pasta di farro e la pasta di grano duro integrale, ma questa qua mi ha svoltato la vita. Io e Gigi siamo dei gran pastasciuttari e vi posso assicurare che questa è la pasta migliore che entrambi abbiamo provato nella nostra vita. È un miracolo praticamente. La pasta innanzitutto è senza glutine, quindi quelle persone che sono celiache o hanno delle difficoltà a tollerare il glutine, la possono consumare senza problemi. Noi non abbiamo nessun problema col glutine, ma diciamo che ci piace variare proprio per avere un'alternanza. E questa, non è una pasta di frumento, ma è una pasta di grano saraceno, che non è un vero e proprio cereale, ma è una graminacea. È molto proteica, ricchissima di vitamine, è un grano comunque poco elaborato, poco selezionato, che ancora diciamo preserva le sue caratteristiche antiche, e soprattutto il piatto di pasta che ti fai, è fenomenale sia per sapore che per consistenza. Io non so come faccia, ma non si scuoce, non si attacca e quando la mordi ha una consistenza morbida ma consistente e resistente allo stesso momento. Noi veramente siamo dei drogati di questa pasta. L'unico difetto è che è abbastanza costosa. Diciamo che siamo sui 2,50 euro, 2,40 euro, 2,60 euro, dipende un po' dai giorni, dalle offerte. E soprattutto a noi questa confezione non dura neanche 2 volte, perché noi ci facciamo più o meno 1 etto e mezzo di pasta a ciascuno, quindi sono 3 etti alla volta. E quindi diciamo che la usiamo un po' con parsimonia, ma quando ci vogliamo trattare bene, e noi l'unica cosa su cui non risparmiamo è la nostra spesa, io ve la consiglio, provatela, santa Felicia e santa Esselunga. L'ultimo prodotto alimentare che vi voglio consigliare, che fa parte dei miei preferiti, sono due tisane. Ritorna l'elemento zenzero e curcuma. Vi faccio vedere probabilmente la più famosa, è della Yoji Tea ed è quella arancia, zenzero e vaniglia. Io penso che sia la tisana più buona del mondo. Il sentore di zenzero è consistente, l'arancia e la vaniglia lo smorzano alla perfezione e lo abbracciano in una dolcezza fantastica. Questa è stata la tisana must di questo inverno a casa nostra, perché cerchiamo di tenere il riscaldamento il più basso possibile, c'è un gran freddo in casa e quindi tipo ce ne bevevamo litri e litri al giorno per riscaldarci. E è buonissima e ti riscalda dentro, ti riscalda il cuore, ti appaga. Il prezzo è sui 3 euro e 20, 3,60 euro, anche qua dipende un po' da dove si compra, e sono 17 bustine. L'altra tisana, questa qua l'ho scoperta recentemente, diciamo quest'anno, è della Numi Organic Tea. L'ho trovata anche questa all'Esselunga. L'Esselunga mi dà un sacco di soddisfazioni. E quest'inverno ho trovato nel bancone queste tisane e sono 3 tipologie, ma solamente questa qui mi ha soddisfatto. Questa è della Three Roots, quindi 3 radici, le altre, una è al rooibos e un'altra al limone, allo zenzero, anche quella, ma fa schifo come l'altra. Cioè, fa schifo no, però diciamo che non mi piace, proprio un sapore che non mi aggrada, mentre questa, diciamo che forse supera in bontà quella allo zenzero, perché c'è zenzero, liquirizia e rosa,
è un abbinamento perfetto. La curcuma è l'ingrediente principale. Mi sono dimenticata di dire che queste tisane sono tutte a base di curcuma freschissima, infatti dentro si vedono proprio i pezzettini. E è buonissima, l'unico problema è che costa tantissimo, costa sui 5 euro per 12 bustine. Questa qua però è comunque biologica e ha tantissime certificazioni che ti garantiscono anche un certo modo di lavorare e dei lavoratori che ci stanno dietro. Con i prodotti alimentari abbiamo finito, passiamo a quelli, diciamo, per il corpo alla fine. Primo fra tutti è un grandissimo must mio. Questo è un profumo che si può trovare qua a Bologna in un negozietto che si chiama Profumo di Fiori ed è in via Santo Stefano 14C. Non sono pagata da loro, ma sono una loro cliente appassionata. E queste due ragazze sono carinissime e hanno un negozietto molto carino dove si trovano tante cose interessanti, tanti profumi, tante cose per la casa, ma la loro caratteristica è che hanno una linea di essenze naturali, eau de parfum, tantissimi, tantissimi, tantissime essenze, tantissime tipologie e ti permettono di crearti questi profumi che si chiamano Solo Mio. E che puoi fare come preferisci, quindi puoi trovare le tue essenze preferite e farti il tuo profumo. Loro chiaramente se hai delle difficoltà, perché non è così semplice farsi un profumo, ti aiutano, ti accompagnano, ti fanno sentire tutte le essenze, ti dicono quale note potrebbero starci. E io ne ho fatte tantissimo col tempo, mi piacciono molto le profumazioni dolci, ma questa qui penso che sia diventata la mia preferita ed è a base di ginkgo biloba, cocco e zenzero. La uso quotidianamente e non mi è mai successo con un profumo, anche quando non devo uscire alla sera, non esco mai la sera, però anche non in un'occasione particolare, proprio sento la necessità di metterla appena mi lavo e mi preparo, anche se devo stare in casa o andare fuori col cane, proprio è quasi un'aromaterapia per me. E anche, la metto anche prima di andare a letto, pensate bene. Io non so se loro facciano degli ordini online, ma vi consiglio di andare a cercarle su Google e se passate da Bologna di andare in questo negozietto che è fantastico. Tra l'altro la boccetta da 75 penso sia ml costa 15 euro, quindi è anche economico, diciamo, non economicissimo, ma rispetto a quei profumi orribili che sanno di alcol, di Dolce Gabbana e Chanel, eccetera, eccetera, questo è tutto, cioè, un'altra cosa, proprio si fa. Svolta. Rimanendo in campo di essenze e profumazioni, vi voglio consigliare il mio olio essenziale preferito ed è quello di Tea Tree Oil, l'olio di Melaleuca, e questo qui è della marca Olfattiva, che è un'azienda di Ravenna, veramente in gamba, che fa le cose seriamente e con professionalità. E io l'ho comprato, l'ho conosciuta la ditta in un vegan fest in Toscana e questo olio essenziale l'ho comprato da un sito Macro Librarsi, ma sì, hanno anche il sito in cui vendono anche profumazioni, profumi per la casa che sono altrettanto buoni. E questo olio essenziale per me è fondamentale, lo uso sia per uso interno, quando sento che mi sta venendo mal di gola, mi sento un po' febbricitante, lo metto sotto la lingua per alcune gocce. È un antinfiammatorio, un antibatterico potentissimo, dove usi queste gocce non cresce più niente, diciamo. Quindi, qualora abbiate dei problemi di pelle, di brufoli, di infiammazioni alla bocca, di infiammazioni genitali, intestinali, di virus, febbre, voi applicate questo olio e la vita ritornerà. Ha un particolare odore, diciamo che non è buonissimo. È molto forte, molto, molto balsamico e acre. Ma fa parte anche della routine di Uma, il mio cane, proprio perché allontana le zanzare, le zecche, le pulci e
per collegarci all'altro prodotto mio preferito, entra in campo questa bottigliona di olio di neem. Questo qui è in particolare della saponaria ed è estratto a freddo, è puro al 100%. La saponaria la conoscerete come marca, anche loro sono veramente in gamba, fanno cose naturali, molto semplici ma oculate, e questa bottigliona l'ho preso perché l'olio di neem, se voi volete utilizzare dei rimedi naturali per i vostri cani, è essenziale come antiparassitario, antipulci, antizecche. È l'unico rimedio naturale su cui sia stata fatta una vera e propria, un vero e proprio studio di ricerca anche dai medici convenzionali, e quindi è riconosciuto che l'olio di neem abbia queste caratteristiche che permettono di proteggere il vostro cane. Premessa: dovete utilizzarlo quotidianamente, cioè ogni mattina e possibilmente anche più volte al giorno, dovete cospargere la cute del vostro cane con questo olio. Quindi è un impegno, comunque capisco che sia un'azione che nella quotidianità potrebbe risultare un po' antipatica, ma per poter evitare l'uso di antiparassitari chimici che intossicano i vostri cani, l'olio di neem insieme al tea tree senz'altro vi può aiutare. Io vi consiglio di provarlo non solo per i vostri cani, ma anche per voi stessi, perché è un potentissimo olio anche per tutte le problematiche di pelle. Eczema, acne, psoriasi, è molto idratante. L'unico problema è che ha un sapore e un odore forte. Sapore non lo bevete, perché comunque in alte dosi potrebbe essere un pochino tossico, però per la pelle fa benissimo e non c'entra niente, ma lo utilizziamo anche per i cavalli e nelle ferite, proprio per allontanare le mosche, i tafani. E sulla pelle è molto pesante, chiaramente, ma le proprietà sono innumerevoli. Anche qui vi invito di andare a guardare perché non mi va di fare delle cose molto prolisse. Allora, siamo arrivati alla fine e vi voglio presentare queste due creme. Queste creme sono una scoperta dell'anno scorso e fanno parte dell'erbario dell'eremo di Carla e Lucia, che sono due monache buddiste. Queste creme me le ha fatte conoscere Gianluigi, il mio compagno, che frequenta un centro buddista a Pomaia in Toscana, in cui vengono prodotte queste creme. Lui me le ha proposte, mi ha proposto in verità questa crema all'arnica, perché io quest'inverno ho avuto una problematica, cioè ho avuto varie problematiche alla mia caviglia, e tutti i santi giorni io prendevo una storta, e la prima storta che ho presa è stata devastante. Pensavo di essermi rotta la caviglia, ho avuto un dolore da lacrime agli occhi. E io insegno yoga, lavoro sempre in piedi, comunque sto tante ore in piedi, non mi potevo permettere di avere questa caviglia gonfia e dolorante. Ho provato l'arnica di tutti i tipi, della Boron, in farmacia, ma non mi faceva niente ed era abbastanza frustrante. Una volta Gigi ha provato a farmi un massaggio con questa crema all'arnica e nel giro di pochi secondi il dolore è andato via. Io non credevo veramente ai miei occhi e al mio corpo. Io sono una che si cura tendenzialmente con le medicine e rimedi naturali, ma questa arnica non è mai, cioè non ho mai provato un'arnica così efficace. Io credo nell'energia delle cose e penso che anche il modo in cui vengano fatti questi prodotti sia essenziale. So che ci recitano dei mantra dietro e credo profondamente. Non sono una credulona, ragazzi, proprio veramente l'effetto è stato pazzesco. E questa qui è molto pesante, c'è dentro della glicerina, sono tutti prodotti naturali, però questa è, diciamo che è proprio fatta per rimanere a mo' di impacco sulla pelle. E dopo è arrivata la seconda crema idratante che io utilizzo per il viso,
è fatta di oleoliti, c'è l'elicrisio, la camomilla, la viola, l'olio essenziale di finocchio, di cannella e di arancio. Ha un odore buonissimo che sembra, insieme sembra anice, liquirizia, è buonissima. E mi ha, all'inizio ero un po' scettica perché mi sembrava un po' pesante, perché sono quasi unguenti, no? Però mettendone poca e a viso bagnato non mi ha creato nessun problema di brufoli. Vabbè, adesso c'ho un po' di brufoletti perché sono in ciclo, però non mi ha creato nessun problema di pelle, cosa che invece tantissime creme mi creano, perché ho la pelle molto delicata e sensibile. Io vi volevo fare un pochino di pubblicità, non perché chiaramente sia pagata come al solito, ma perché secondo me ne varrebbe la pena di provarle. Queste creme, vi faccio vedere il volantino, sono varie, hanno sia creme che delle lozioni e utilizzano anche la medicina tibetana, quindi ci sono alcune creme dedicate per varie tipologie di persone. E la cosa bella è che loro spediscono anche a casa, quindi le spedizioni per 50 euro e importi inferiori di spesa costano 8 euro, mentre per importi superiori ai 50 la spesa è gratuita e si può ordinare scrivendo l'email a erbarioeremo@gmail.com oppure a dei numeri di telefono che scriverò nel box delle informazioni. E non sono sicura che voi troviate tutte le creme su internet, non so se hanno il sito, non penso, però io penso che se voi chiamate questi numeri loro vi sappiano consigliare quale sia la crema perfetta per voi. Io intanto vi consiglio quella idratante e quella all'arnica, che sono veramente l'ultimo speciali. Prodotto è un prodotto che io utilizzo moltissimo, è un pochino diciamo che è un po' travagliata la questione a proposito, perché è l'olio di cocco. L'olio di cocco è diventato molto famoso ultimamente e quindi quando le cose diventano molto famose le aziende tendono poi a produrlo con metodi poco naturali e soprattutto per ottenerne la massima resa con la minima qualità. E ecco perché insomma ero un po' titubante a farvelo vedere, perché comunque è un olio che difficilmente si trova di buona qualità, bisogna stare un pochino attenti. Adesso provo a darvi qualche indicazione, ma visto che ho pensato che comunque è quasi l'unico prodotto che utilizzo per vari aspetti della mia routine corpo, alla fine diciamo che è ecologicamente giusto usarlo, perché io lo utilizzo per i capelli come impacco dopo aver lavato i capelli, per struccarmi, per idratarmi e per fare moltissime cose. L'unica cosa, non lo utilizzo per ingerirlo perché non lo ritengo sinceramente un olio troppo buono per l'alimentazione, sebbene ne parlino molto bene. In realtà sono stati fatti degli studi di ricerca che lo blasonano, ma sono degli studi un pochino farlocchi, diciamo che non sono molto significativi, in quanto l'hanno fatto su delle persone malate, obese, che chiaramente se cominciavano a introdurre un olio vegetale stavano molto meglio che mangiando cotolette e pancetta al McDonald's tutti i giorni. Questo olio viene diciamo spremuto con varie tecniche. La prima tecnica è quella che prende le noci di cocco mature e le apre e le tiene essiccare per dei mesi in questi posti, nelle piantagioni, però capite bene che durante questi mesi molti animali, molti insetti possono morire lì, possono caderci dentro e possono crearsi delle muffe, insomma. E quindi quando l'azienda preleva dopo mesi queste noci essiccate deve chiaramente
purificarle, deve sbiancarle, deve fare dei trattamenti per renderle, sterilizzarle, insomma, per renderle utilizzabili dall'essere umano. E quindi l'olio di cocco, che viene definito sì naturale, però viene raffinato, sbiancato ed estratto con dei processi chimici, e fa molto molto male utilizzare questo tipo di olio. Mentre se voi trovate l'olio vergine al 100% e spremuto a freddo, vuol dire che le noci di cocco vengono prelevate prima della maturazione, trasportate subito in azienda e lì essiccate con degli essiccatori appositi, e subito la polpa viene così essiccata e spremuta a freddo. In questo modo l'olio mantiene tutto il suo profumo e le sue qualità. Questo che ho io è della KTC, è un olio non biologico, ma io ritengo che in campo di noci di cocco l'importante sia la spremitura e il fatto che sia vergine al 100%, non tanto l'organicità, la biologicità, perché comunque non le noci di cocco e cocchi, gli alberi di cocco sono in posti in cui non, diciamo, sono molto rustici come alberi, non hanno bisogno di trattamenti. È quello che viene dopo la raccolta della noce che ha bisogno di trattamenti. Quindi io ho preso questo olio e per me è fantastico, è buonissimo. E, appunto, come vi dicevo, per riconoscere un buon olio di cocco deve avere comunque una profumazione e deve avere un colore opaco, non deve essere bianco, trasparente, e non vi consiglio di usarlo per cuocerlo, anche se è un olio che si presta alla cottura in quanto è molto saturo e quindi meno degradabile.